Vuoi poter conservare al meglio gli alimenti che prepari o poter realizzare delle deliziose marinature? Quello che ti serve è una macchina per il sottovuoto. Nello specifico, quella di cui ti parlo oggi è quella della Cecotec, un'azienda che mi ha contattato per collaborare con loro. Ringrazio la ditta per avermi spedito questa meraviglia e vado subito al dunque. Come sai, preparo spesso tanti dolci e lievitati e il mio problema da un po' di tempo a questa parte è che dopo un massimo di 2 giorni ammuffiscono o si induriscono, perdendo quindi la loro originaria morbidezza. Per ovviare a questo inconveniente, ho deciso di farmi spedire il Selva Steel, che sigilla e mantiene gli alimenti freschi fino a 5 volte in più. Ti leggo direttamente dal sito della Cecotec le caratteristiche di questa macchina sottovuoto. Motore con pressione di svuotamento da più di 9 bar, velocità di aspirazione di 24 litri al minuto. Include compartimento dispensatore per il rullo e cutter movibile integrato per tagliare i rulli della misura desiderata. Ammette borse generiche universali ed include 5 borse, eccole qui, da 20 x 30 cm e un rullo goffrato da 20 x 200 cm. Quindi due cose in più, macchina per sottovuoto di grande formato, lunghezza del sigillo da 0 a 30 cm. Quattro modalità di funzionamento automatico combinabili per adattarsi a tutti gli alimenti. Configurabile per umido e secco, resistente o delicato. Include la funzione marinare specialmente programmata per usare cicli sottovuoto e ottenere così sapori intensi in poco tempo. Funzione sottovuoto per barattoli, infatti la Cecotec invia anche questo, che è un tubo per utilizzare vasetti e barattoli generici universali. Funzione sottovuoto totale e sigillo automatico. Adatta a barattoli da sottovuoto, sacchetti con chiusura ermetica, tappi per bottiglie e altri accessori. La potenza è di 120 watt. Sistema di sottovuoto più silenzioso. Indicatori luminosi di funzionamento. Con pulsante stop per interrompere il processo ed è facile da pulire. Ti vado a leggere le funzioni sigillare sottovuoto e marinare, ma ci sono anche sigillare e barattoli. Per sigillare sottovuoto bisogna collegare il prodotto alla rete elettrica e mi sembra più che ovvio. Introdurre gli alimenti nel sacchetto sigillato. Pulire e appiattire l'estremità aperta della busta e assicurarsi che non vi siano pieghe. Inserire l'estremità della busta nella camera per il vuoto, assicurarsi che il sacchetto non copra la bocchetta per il vuoto. Premere il coperchio finché non si sente un clic che corrisponde alla chiusura. Premere il pulsante sigillare sottovuoto e la luce LED corrispondente si accenderà. L'operazione di vuoto e sigillo avverrà automaticamente. Quando il LED si spegne, il processo terminerà.
entrambi i pulsanti di apertura per aprire la macchina e estrarre i prodotti impacchettati. Marinare invece, collegare il prodotto alla rete elettrica, mettere gli alimenti da sigillare nel barattolo e chiudere il coperchio. Inserire una delle estremità del tubo nella bocchetta per il sottovuoto nel lato destro del prodotto e l'altra estremità nel foro del coperchio del barattolo. Premere il pulsante marinare e il prodotto inizierà a eliminare l'aria. Il prodotto si arresterà automaticamente quando il procedimento è terminato. Scollegare il tubo della bocchetta per il sottovuoto e il foro del coperchio del barattolo. Per togliere gli alimenti dal barattolo, premere il pulsante che si trova sul coperchio e aspettare alcuni secondi per aprire il barattolo. Poi la Cecotec, come consigli, dà di non riempire le buste in eccesso, per lasciare lo spazio sufficiente per poter posizionare le estremità del sacchetto nella camera di vuoto facilmente. Come numero 2, assicurarsi che l'estremità aperta del sacchetto non sia umida. In tal caso diventa più difficile sigillare il sacchetto. Certo, perché va tipo scivolare. L'impacchettamento sotto vuoto non sostituisce la congelazione. Gli alimenti deperibili devono essere surgelati o congelati, certo. Precongelare frutta e verdure bollite prima di impacchettarle. Si consiglia di effettuare pause di 40 secondi tra un uso e l'altro. In ultimo, se non si è sicuri che la busta sia ben sigillata, sigillarla di nuovo. Grazie Cecotec per tutti i suggerimenti che ci hai dato. Trovi il link per acquistarla anche tu giù in descrizione e nel commento in primo piano. Bene, spero di averti dato un'idea per il tuo prossimo acquisto. Fammi sapere nel tuo commentino se sei solita utilizzare una macchina sottovuoto oppure no, e se sì, quale e come ti trovi. Inoltre, se il video ti è stato utile, iscriviti attivando la campanellina tutte, regalami un like e condividilo su tutti i tuoi social. E noi ci vediamo presto con un nuovo filmato.